Professore, ci torniamo con il sentito, Dunque Roberto ha parlato del pezzo più prezioso oggi domani da mettere in un museo, quello più significativo, eccolo lì. È la capottatura di uno dei quattro motori del P-17 abbattuto su Frascati. La capottatura sarebbe, diciamo, la protezione. Dunque, perché è il cimelio, diciamo, più interessante, quello che serve appunto per la memoria? Perché ci induce a tutta una serie di considerazioni che adesso cercheremo di fare. La prima, su Frascati c'è stata una grandissima battaglia aerea, non è stato uno scherzo. Ora, quando si parla di battaglie, di solito si parla di battaglie terrestri, Caporetto, eccetera, oppure di battaglie navali, ma nel nostro secolo ci sono state anche battaglie aeree. La più famosa è la battaglia aerea d'Inghilterra, quando la RAF inglese sconfisse la Luftwaffe tedesca, impedendo così ogni tentativo di sbarco tedesco in Inghilterra. Poi ci sono state le battaglie aeree nel Pacifico, la battaglia delle Marianne, delle Isole Salomone. A Frascati possiamo parlare legittimamente di una battaglia di Frascati, che ha avuto uno scontro aria-aria tra aerei, gli aerei italiani supportati da alcuni aerei tedeschi che hanno combattuto contro l'ondata di 131 B-17 americani. Ma poi c'è stata anche la battaglia, diciamo, terra-aria, cioè la FLAC, la contraerea tedesca, che ha, diciamo, ha avuto il suo ruolo in questa battaglia. Ma questa battaglia è anche interessante per altri motivi. Prima di tutto è l'ultima battaglia a cui partecipa la Regia Aeronautica, vedremo adesso di che si tratta. È l'ultima battaglia in cui la Regia Aeronautica ha ottenuto una vittoria, perché uno storico inglese, Chris Dumping, attribuisce l'abbattimento del B-17 alla caccia italiana, agli aerei italiani. Gli americani invece parlano di un colpo della contraerea. Ma poi è anche interessante questa battaglia perché, come vedremo, nel crogiuolo che è rappresentato dal combattimento, quello che rimaneva dell'aeronautica italiana ha gettato praticamente tutto quello che restava, facendo praticamente una specie di carrellata dei propri aerei da caccia che rimanevano. Oh, io penso che si capisca facilmente che gli aerei da caccia sono quelli preposti all'abbattimento dell'aereo avversario. Ci sarà qualche termine tecnico, se qualcuno magari ha dei dubbi alza la mano e me lo dice. Dunque, abbiamo detto, prima di tutto, è l'ultima battaglia a cui partecipa la Regia Aeronautica. Infatti, subito dopo l'8 settembre, i piloti italiani o vanno al nord e combatteranno con la RSI nell'aviazione repubblicana, o andranno a sud con l'aviazione belligerante cosiddetta a fianco degli alleati. L'aeronautica italiana era nata il 28 marzo 1923 sul campo di Centocelle come arma autonoma, quindi l'aeronautica italiana è nata a Centocelle e morta sul cielo di Frascati. Dunque, che significa è nata? Perché in quell'anno venne riconosciuta come arma autonoma, cioè significa i giapponesi e gli americani avevano un'aviazione per l'esercito e un'aviazione per la marina, invece inglesi e italiani hanno fatto delle tre armi, delle armi autonome, con tutto quello che è venuto fuori, diciamo, di negativo per quanto riguarda l'Italia. Quindi l'aeronautica nazionale, l'aeronautica italiana, è stata fondata, quando ho detto, sul campo di Centocelle, però aveva già, diciamo, alle spalle una tradizione. Quindi possiamo, diciamo, brevemente, perché è una storia lunga anche se appassionante, diciamo, aveva una tradizione alle spalle, una tradizione che possiamo iniziare dal 15 aprile del 1909, perché in quell'anno, sempre sul campo di Centocelle, i fratelli Wright consegnano a un club italiano uno dei loro trapiccoli, uno dei loro aerei, e per la prima volta
avvengono dei voli, diciamo, in Italia, del più pesante dell'aria. I fratelli Wright erano quelli che alcuni anni prima, esattamente il 17 dicembre, quindi notate oggi l'anniversario, il 17 dicembre del 1903 avevano compiuto il primo volo della storia. La storia dell'aeronautica comincia nel 1903, quella italiana nel 1909, quando appunto c'è questo volo di Wilbur Wright su questo campo e viene praticamente riconosciuto il primo pilota con il brevetto, Mario Calderara, si trattava di un sottotenente di Vascello. Con lui comincia, con questo personaggio e con questo avvenimento, comincia la storia dell'aviazione italiana. Poi viene pochi anni dopo la guerra contro l'impero ottomano per la conquista della Libia. È interessante notare che in questa guerra sono gli italiani a usare per la prima volta il mezzo aereo. Per la prima volta nell'ottobre del 1911, quando il colonnello Mario Piazza compie un giro di ricognizione sulle linee turche. Poi c'è il primo, naturalmente in questa guerra tutto è il primo atterraggio fuori campo, il primo ferito, il primo morto, Ponzini, ma soprattutto il primo bombardamento aereo della storia. Siamo al primo novembre del 1911. Bombardamento. Il sottotenente Gavotti, col suo trapiccolo Netzschetaube, un trapiccolo fatto di praticamente fil di ferro compensato e legno, col suo trapiccolo sorvola due oasi in Libia, Taggiura e Ain Zara, e le bombarda con cinque bombe a mano tirate, diciamo, sporgendosi dall'abitacolo, come si tira un sasso. Quello è il primo bombardamento della storia, l'abbiamo fatto noi italiani. Ed è da qui che comincia, la guerra ha le sue, purtroppo, le sue, i suoi lati negativi. Dunque comincia comunque da quel fatidico primo novembre 1911, quella lunga scia di dolore e di sangue che poi arriverà sempre più massiccia in avanti, quella che colpisce anche Frascati l'8 settembre, quella che sta distruggendo ancora una volta quell'infelice città di Aleppo che sta pagando questa, diciamo, la follia umana. Dopo la guerra di Libia viene la prima guerra mondiale, durante la quale l'aviazione italiana non fa una brutta figura. Costruiamo 12.000 aerei, tra cui i famosi bombardieri Caproni, e l'aereo, diciamo, forse più famoso da noi costruito in questa guerra è lo Svalda, l'Alzando. È l'aereo col quale D'Annunzio fa il famoso volo su Vienna. Siamo al 9 agosto 1918, 8 aerei SVA sorvolano Vienna con dei manifestini, gettando manifestini un po' goliardici. Poi finisce la prima guerra mondiale e comincia il periodo, possiamo dire anche tutto sommato esaltante, dei primati, delle gare. Ne cito soltanto uno, del Bernardi, che con uno SVA arriva, parte da Centocelle, parte da Montecelio, qui vicino a Guidonia, e arriva a Tokyo, 18.000 km. Poi ci sono, diciamo, le corse ai primati. Sotto, non sto naturalmente a fare questa storia perché sarebbe lunghissima, però ricordo che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, su 84 primati aerei omologati, 33 erano ancora italiani. E questa è una cosa che ho già illustrato una volta in un nostro incontro. Addirittura due di questi primati resistono ancora oggi imbattuti. Quello per velocità, quello per idrovolanti con motore a pistoni, che venne conquistato nel 1904 da Francesco Agello con un Macchi Castol di 72 alla velocità di 709 km orari, e l'altro per, diciamo, altezza, conquistato da Mario Pezzi nel 1938, 17.083 metri d'altezza. Dunque, questi primati, ripeto, resistono ancora, il secondo con un Caproni 131, naturalmente con motore a pistoni. Però, una curiosità, in questo periodo l'Italia conquista anche il primato di altezza per donne, Carina Negrone, che ottiene questo primato. Dunque, poi
questa stagione, diciamo così, delle gare, dei primati, dei record, eccetera, raggiunge forse, diciamo, il suo apice nel 1933, la famosa crociera del decennale agli ordini di Italo Balbo, quando 24 S-55 partono da Orbetello, atterrano in perfetta formazione a Chicago dopo aver attraversato l'Atlantico e poi si presentano davanti a New York, atterrando perfettamente in un delirio praticamente, diciamo, di ammirazione e di felicità da parte soprattutto degli italiani in America. Abbiamo dato una prova di efficienza, però c'è il risvolto della medaglia. C'è questa ricerca di primati a tutti i costi, questa ricerca di record, eccetera, ha stornato mezzi e soprattutto risorse, togliendole praticamente alla ricerca di mezzi aerei più efficaci dal punto di vista bellico. Quindi noi abbiamo praticamente l'aviazione italiana che da 1936 in poi perde sempre più quota, è il caso di dirlo quasi, fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale impreparata. In che senso? La debolezza della nostra aviazione stava soprattutto nei motori, perché i nostri industriali, soprattutto dal 1936 in poi, invece di cercare motori efficienti con una ricerca casalinga, diciamo così, preferivano riprodurre su licenza motori americani, inglesi o francesi, specialmente gli americani Pratt & Whitney. Però in questo modo che cosa succedeva? Che praticamente gli americani ci davano la licenza dei loro motori, ma non certamente quelli più, diciamo, di ultimo modello. Quindi ci siamo presentati alla Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1940, con degli aerei ormai ampiamente superati. Infatti la debolezza dei nostri motori che cosa provocava? Intanto i nostri bombardieri erano trimotori, avevano bisogno di tre motori invece di due o quattro, e in questo modo veniva penalizzato il puntatore che di solito stava alla prua, al muso dell'aereo. Quindi questo è già stato un fatto negativo, tutti i nostri bombardieri, a parte il BR-20, erano tutti quanti trimotori. Una formula che solo l'Italia ha usato e non è nessun altro. Per quanto riguardava gli aerei da caccia, i motori, diciamo, insufficienti che erogavano scarsa potenza, si parla di al massimo 840 cavalli, condannavano gli aerei italiani, i caccia italiani, ad essere naturalmente inferiori agli altri mezzi inglesi quando è scoppiata la guerra. E poi un'altra caratteristica, perché poi questi aerei li rivedremo sul cielo di Trascati. Quando siamo entrati in guerra, mentre le altre nazioni più ricche di noi puntavano tutto su un solo tipo di caccia, prodotto però in migliaia di esemplari, noi per accontentare la Macchi, per accontentare la Fiat, per accontentare le altre case costruttrici, pensate che nel 1940 avevamo 17 tipi diversi di aerei militari, quindi con difficoltà dal punto di vista del pilotaggio, dei pezzi di ricambio, della manutenzione. Bene, noi ci siamo presentati in guerra con tre tipi di aerei, il Macchi 200, il Fiat G50 e il CR-42, di cui parleremo un pochino più a lungo. Dunque il meno peggio, non il migliore, il meno peggio di questi tre era il Macchi 200. Allora un paese, diciamo, intelligente avrebbe puntato tutto su questo, invece no, si continuò, per non fare appunto un'offesa alle case costruttrici, a produrre tutti e tre questi modelli. E vorrei fermarmi un attimo sul modello che ha avuto più esemplari costruiti nel 1800, o intendiamoci, per l'Italia era già abbastanza. Teniamo presente che l'America, basti pensare che di B-17, come quel mostro che vedete, ne sono stati costruiti 13.000 circa. Noi abbiamo costruito il maggior numero di aerei da caccia col CR-42. Che era un aereo superato e invecchiato già al momento dell'entrata in guerra. Pensate che nel 1938 era stato ordinato questo aereo, perché era vecchio? Perché era un biplano, cioè due ali, come l'aereo di Baracca, come quello del Barone Rosso, come la Prima Guerra Mondiale. Cioè era un aereo di prima generazione, biplano e carrello fisso. Mentre invece già dal 1933 aveva volato un avveniristico aereo russo, il Policarpo Fil 16,
che era monoplano e a carrello retrattile, e tutte le nazioni si erano orientate su questo tipo di apparecchio. Noi no, invece continuiamo e abbiamo continuato a costruire il CR-42, che ormai non valeva più niente. Per un intero anno i nostri piloti si sono trovati a doversi misurare con gli inglesi con aerei nettamente inferiori. Finché gli inglesi usavano i cluster, gli ultimi cluster, i plani, ce la potevamo fare. Quando i nostri piloti con il patetico CR-42 si trovavano davanti a un Hurricane o a uno Spitfire, era finita. Dunque, e arriviamo adesso a quello che ci interessa, cioè l'8 settembre 43. Perché? Perché questi aerei li abbiamo trovati tutti quanti praticamente sul nostro cielo. Abbiamo trovato sul nostro cielo, ne parleremo adesso, un momentino, di nuovo il CR-42, sembra strano, dopo 3 anni, un aereo già, diciamo, nato vecchio, un aereo già superato al momento dello scoppio della guerra, lo ritroviamo ancora nel 1943. In un rapporto, a cui io dire la verità credo poco, perché mi sembra una cosa talmente strana, però in un rapporto fatto dagli americani risulterebbe che alcuni CR-42 sono stati presenti sul cielo di Frascati ancora l'8 settembre 43. Poi è chiaro che vengono chiamati degli aerei ormai invecchiati e superati dagli americani. Quindi questa è la prima osservazione che facciamo: sul cielo di Frascati combatte ancora dopo 3 anni questo aereo che era stato completamente superato. Poi combattono ancora il G50, che era un aereo sempre della Fiat, l'abbiamo visto all'inizio, scadente e assegnato all'attacco, non più alla caccia. Poi il primo aereo decente costruito dall'Italia nel 1942, il Mach 202, finalmente un aereo, diciamo, passabile. Sto parlando sempre dei caccia naturalmente, ma perché? Perché finalmente ci eravamo decisi a prendere la licenza di costruzione dei motori tedeschi, i Daimler-Benz 601. E finalmente, grazie poi a un altro motore tedesco prodotto su licenza, il Daimler-Benz 605, abbiamo avuto la magnifica serie dei cosiddetti 5, cioè il Reggiano 2005, il Mach 205 e il Fiat G55. Finalmente erano degli ottimi aerei. Però ecco, ormai, diciamo, era tardi. E tutti questi aerei li abbiamo avuti sul nostro cielo a Frascati. Ha combattuto un CR-42, ma hanno combattuto anche gli altri, quelli che ho nominato. Salvo il Mach 205, che pare che non sia, diciamo, tra quelli che hanno combattuto su Frascati. E sicuramente non ha combattuto su Frascati il Reggiano 2005. Tutti gli altri, ripeto, come una specie di rassegna, il CR-42, il G50, il Mach 200, il Mach 202, il Reggiano 2001, il Mach 205, gli altri hanno partecipato insieme ad alcuni aerei tedeschi messi su MiG-109. Questo, tra l'altro, ci fa pensare a una cosa. Sul cielo di Frascati c'è stata una specie di parata degli aerei italiani, dal più scadente, il CR-42, al più moderno, il Fiat G55, che aveva la bellezza di 3 cannoncini da 20, quindi poteva veramente attaccare le fortezze volanti, ma era arrivato troppo tardi. E allora ci chiediamo una cosa, sempre, diciamo, prendendo spunto da questa situazione: perché gli industriali italiani si sono svegliati solo nel 1942? Perché hanno capito allora che la guerra era una cosa seria? È una domanda a cui ancora non si ha risposta, perché la storia della Seconda Guerra Mondiale, per quanto riguarda l'Italia, ho sempre detto, è ancora tutta da scrivere. Però rimane il fatto che questo, diciamo, pezzo di memoria che vedete lì e che è stato ritrovato e che ci è stato dato generosamente, ci induce a una serie di considerazioni e di riflessioni come quelle che abbiamo fatto adesso, anche se a grandi linee, perché ripeto, è un argomento che andrebbe approfondito nei suoi aspetti, anche piuttosto, diciamo, ancora da sviscerare. Grazie.